Allora, noi la serie che abbiamo qui, non solo come emissario di un programma che noi adoriamo, che lo dico sempre, salutaci Luca tanto, perché insomma, vabbè, sembra che è scomparso, c'è ancora tra noi, sì, anzi, in maniera accurata, no, nel senso, mi raccomando, cioè, saluto, sì, cioè. Ma lui, tu, altro, avevo detto a lui, che coraggio a fare, a cantare e divertere di Pearl Jam, che coraggio a rifare Febbre da cavallo. Ci vuole un certo coraggio. Sì, ma me la faccio tutta io. Cioè, beh, però, no, una parte la fai. Sì, una parte la faccio, ma è un esperimento che secondo me è molto, merita di essere visto. Sì, è molto legato al film, praticamente. È perché, il film. Perché diciamo che lo porta a teatro, se no sembra che fai il remake. Sì, al Sistina. No. Esatto, è la trasposizione, certo, del film a teatro, al Teatro Sistina. E, è come The Rocky Horror Picture Show. Tu fai, il pubblico si aspetta memoria, quindi. Allora, tu fai Enrico Montesano. Sì, interpreto la parte del Pomada. Sì. Oh, ma c'è una faccia. E se ce l'avevo due, stava all'università sotto spirito. Cioè. Questa è una delle tante battute che è entrata a far parte del gergo, sì, comune di tutti i giorni di tantissime persone. E questo è un film che non ha incassato secondo niente. Secondo te perché è diventato di culto dopo? Anche secondo voi, cioè è una roba che all'epoca appunto non ebbe grande successo e no, poi pian male. Piano forse il bombardamento, il bombardamento in TV, perché poi esplode in TV dall'88 in poi, mm-hmm, il film, cioè nel 76 esce al cinema e non succede, va malissimo, e dall'88 in poi bombarda. Quindi complici le reti private. Complici le reti private. Cominciamo a mandarle un sacco di volte. Questo è un paese un po' revisionista su tutto. Sì, in Berlino, forse dopo. Però lì ci sono degli esercizi di stile meravigliosi, sia di Proietti che di Montesano. Proietti lì fa. Che Caro Tenuto, no? Ci sarà Mario Caro Tenuto, che secondo me recita la battuta più bella del film. Sono tutti affezionati alle battute inflazionate, no? Secondo me la battuta più bella del film è dopo l'incidente, dove lui chiede di un po', ma ci vedi bene con sta calzetta in testa, dove purtroppo questa scena non c'è nello spettacolo a teatro. Dopo che tentano il rapimento e vanno a sbattere con la macchina, Mario Caro Tenuto con la calzetta che gli stringe la circolazione qua recita una battuta stupenda, che siete contenti, ci siete riusciti a rovinarmi definitivamente, perché lui già era rovinato, ma definitivamente, certo, segna la fine di qualsiasi speranza di ripresa. Siete contenti, avete rovinato definitivamente. E c'è Mattioli che interpreta, sì, l'avvocato De Marchis. Sì, perfetto. Devo dire la verità, Mattioli è in questo ruolo, è perfetto e fisicamente, e a livello interpretativo. E allora vediamoci un pezzetto, perché abbiamo un pezzo. Ci avete un pezzo. A un certo punto lo sfumeremo. La più giovane di tutti, Febbre da cavallo, l'hai bypassata. Ecco, c'è anche chi non lo conosce proprio. Marco, sembra impossibile. Sembra impossibile. Sembra impossibile, ma è così. Quanti anni hai, Chiara? Scusa. 30 io. 30. 30 il tempo per vederlo. No, però sei di Roma, però sei di Roma, diversa. Roma c'è una padovana. A Padova non va a Febbre. Lei è veneta. Non sarà arrivato. No, c'è ancora da Padova, mi scongiuri se non Febbre da cavallo. Si parte proprio. Allora, vediamone un pezzetto dello spettacolo. Necessario? Sistina, sì. Al Sistina, ha debuttato il 16 marzo, esatto, finisce il 9 aprile. Fino al 9 aprile. Mio presidente, il tutto è cominciato in quel di Tor di Valle, la me sono rovinato. Io devo dare 3 milioni a Stelvio lì, il mio, come si Driver, chiama? Guidatore, qui. Con quei tempi straordinari, favolosi che fa il soldatino, il Gran Premio non glielo poteva levare nessuno. E invece quello stracornuto del Conte Dall'Ara. E invece sotto la spinta degli anteriori, i posteriori. Mi scusi, signor, parlavo di altri posteriori. Ah, ma mi fa sempre faste figuracce. E poi dulcis in fundo, eccolo la mandrache. Hai combinato uno dei tuoi soliti casini, eh? Esatto. C'ha certi cazzi, ma fa che nemmeno te che sei pratica la visti mai. Capone. Ma scommetta 20.000 che te ricordi manco del colore che si è messa la cravatta stamattina. Oh, mi tocca fare sto furto. E dai, scommetti, di che colore te la sei messa? Io porto una cravatta sola, giallo-rossa, come a Roma. Hai perso, Manzodin, non te la sei messa la cravatta stamattina, sgancia. Mortacci tu. Grazie, voilà. Guarda qua, 1,18. Per quella arretrati come la mettiamo, poca? Benedetto, Selvio,
stai allenando il campione del mondo e mi vieni a parlare di quattro spiccioli. Ma abbi pazienza, ma sei fissato con questi soldi? Qui c'è gente che pagherebbe me per allenare un cavallo così. E chi se ne frega? Avvocato, lei mi deve pagare. Io intanto al suo campione continuo a non dargli la biada. Non gliela devi dare. Primo o sole mio. Secondo Paganini, terza Lucky Lady. Mannaggia, mannaggia, mannaggia! Mandrà, stai calmo, è il cavallo che ha rotto. Allora. Questo...